Iniziamo il nostro cenacolo dello Spirito Santo. Ci introduciamo con la preghiera sul foglio. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre. E gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore. Vieni Spirito Santo, vieni potenza divina d'amore, vieni e riempi il mio povero cuore, purificalo, santificalo, fallo tutto tuo. Recitiamo il Rosario dello Spirito Santo in seconda pagina dei fogli. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero contempliamo Gesù concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel secondo mistero contempliamo Gesù, che è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel terzo mistero contempliamo Gesù che muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma in nostro. Vieni Santo Spirito. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel quinto mistero contempliamo Gesù che a Pentecoste fonda lo Spirito Santo col Padre sulla Chiesa che costituita in potenza si apre la missione nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Spirito Santo eterno, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel sesto mistero contempliamo lo Spirito Santo che scende per la prima volta sui pagani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Spirito Santo eterno, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori, vieni Santo Spirito. Nel settimo mistero contempliamo lo Spirito Santo che guida la Chiesa di tutti i tempi, donando i suoi doni, i suoi frutti, i suoi carismi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Spirito Santo, eterno, vieni a noi con i tuoi ardori, vieni in fiamma i nostri cuori. Vieni Santo Spirito, salve Regina, Madre di Dio, vita, dolcezza, speranza nostra, Santa. A te ricordiamo Cristo il Figlio di Dio, a te sospiriamo gemiti benedetti in questa vita, forse non durerà la nostra, ti voglio molto di loro i cuori misericordiosi, e mostraci loro questo Signore Gesù, in tutte le creature tue, o clemente, o pia, o dolce. Per il Papa, le sue intenzioni per la Chiesa e per il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sequenza dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposa, nella calura ripara, nel pianto conforta. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che si apre. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i sette santi doni, dona virtù e premi, dona morte santa, dona eterna gioia. Amo. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. Preghiamo. O Dio che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Invocazioni Maria Santissima per ottenere lo Spirito Santo. O purissima Vergine Maria, che nella tua immacolata concezione fossi fatta dallo Spirito Santo, eletto tabernacolo della divinità, prega per noi che fate il divin farà, venga presto rinnovata. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O purissima Vergine Maria, nel mistero dell'Incarnazione, fossi parte dello Spirito Santo, vera Madre di Dio, prega per noi. E fate il divin paratico, venga presto a rinnovare la pace della terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
O purissima Vergine Maria, che stando in orazione con gli Apostoli nel Cenacolo, fossi sovrappiena di Spirito Santo, prega per noi e fatti di imparati, fin da presto rinnovare la faccia. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Manda il tuo Spirito, sarà una nuova creazione. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra, continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, nel cuore mio e santificalo. Vieni, Padre dei poveri, e sollevami. Vieni, Autore di ogni bene, e consolami. Vieni, Luce delle menti, e illuminami. Vieni, Consolatore delle anime, e confortami. Vieni, Dolce Ospite dei cuori, non ti partire da me. Vieni, vero refrigerio di mia vita e ristorami. Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandami lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della sapienza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono dell'intelletto. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono del consiglio. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della fortezza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della scienza. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono della pietà. Vieni, Spirito Santo, dammi il dono del santo timore di Dio. Atto di donazione e di consacrazione allo Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre, tu vuoi abitare in me, povero peccatore, e trasformarmi in un tempio della tua gloria. Vieni, Spirito della comunione divina. Vieni, riempi tutto il mio essere. Vieni, unissimi a Gesù, crocifisso e risorto, per essere con Lui e con tutti i miei fratelli un solo corpo, per essere con Lui un figlio primogenito del Padre. Tu ti sei donato a me, senza misura, umilmente anch'io mi dono, mi consacro a te. Prendimi d'occhio della tua azione, perché tu possa compiere la tua missione in me, nella Chiesa e nel mondo, adesso e fino all'ora in cui mi rimetterò con te tra le mani del Padre, come Gesù per l'eternità. Ti prego con Maria e tutti i santi. Amen. Alleluia. Torniamo in prima pagina. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al tuo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore. Vieni Spirito Santo, vieni potenza divina d'amore. Vieni, riempi il mio povero cuore, purificalo, santificalo, fallo tutto tuo. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce per te, riposo in pace. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione di Torino, e di tutto il piano. Thank you.
Le antifone sono a pagina 14 del libretto azzurro, per una Vergine martire. Invochiamo lo Spirito Santo all'inizio di questa celebrazione con il canto 167 a pagina 85. Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina, e c'è la grazia, accordaci tu. Ah.
all'ingresso. Con Cristo sono stato crocifisso e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, questa sera ricordiamo Santa Agnese, Vergine Martire, è un capolavoro dello Spirito Santo, un capolavoro di mitezza e di purezza in tutta la sua vita, giovane vita, e un capolavoro di fortezza e di fedeltà a Gesù nel momento del martirio. Guardando a lei sentiamo la grande differenza tra noi e questa santa, come tutti i santi. E allora chiediamo allo Spirito Santo di santificarci un po' di più e chiediamo, partiamo con il chiedere perdono dei nostri peccati che ci hanno allontanato dalla santità, da questi esempi meravigliosi come Santa Agnese e da tutti i santi che sono il capolavoro dello Spirito Santo. Cantiamo, perdonaci. Perdonaci, perdonaci, Gesù, Gesù, perdonaci. Signore Gesù, ti lodiamo e ti ringraziamo per aver dato agli Apostoli il tuo Santo Spirito per la remissione dei peccati, il primo gradino, per iniziare la nostra anima alla santità. Perdonaci, perdonaci, Gesù, Gesù. Guardando Santa Agnese, chiediamo perdono di tutte le nostre mancanze nei confronti della mitezza di quest'agnello di Dio, nei confronti della purezza, nei confronti della fortezza e della fedeltà. Ti chiediamo questo perdono e la grazia di avvicinarci sempre di più a questi modelli che tu ci hai donato come Santa Agnese. Perdonaci. Perdonaci, Gesù, Gesù, perdonaci. Signore Gesù, ci uniamo a tutta la Chiesa che in questa settimana prega per l'unità di tutti i cristiani. Per avere questa grazia noi innanzitutto ti chiediamo perdono di tutte le nostre divisioni, dall'interno delle nostre famiglie fino nelle società e fino a tutti i cristiani, tutte le confessioni cristiane. Ti chiediamo perdono per queste divisioni, per questi contrasti, per questi litigi che fanno parte purtroppo della nostra vita con troppa frequenza. Perdonaci, perdonaci, Gesù, Gesù, perdonaci. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nel glorioso martirio di Santa Agnese hai voluto chiamare tutti, specialmente i giovani, alla fede e alla purezza dei costumi, fa che la Chiesa non tema di affrontare qualsiasi sofferenza per tuo amore e meriti così la gloria del cielo,
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Vieni su di noi e rinnovaci, o Spirito di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia. Rimanete nel mio amore, dice il Signore, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi.
Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: mettiti nel mezzo. Poi domandò a loro: è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: stendi la mano. La stese e la mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di questa sera si ripropone a noi la scelta tra la legge e lo spirito. La legge era quella del riposo, del sabato, lo spirito è quello di Gesù di fare del bene e di salvare. Io penso che subito noi avremmo scelto lo spirito come Gesù, insieme a Gesù. Ma prima cerchiamo di capire anche la legge, che non va esclusa, ma va messa dopo lo spirito, è secondaria allo spirito. La legge prescriveva di non fare nessun lavoro di sabato e quindi di non fare neppure il lavoro di guarire i malati o gli handicappati, quello che ha fatto Gesù con questo miracolo. Questa legge di Dio è molto importante. È la legge del riposo, legata all'originale terzo comandamento. Noi ci limitiamo a dire che il terzo comandamento è di santificare le feste, ma nella edizione ebraica, quindi all'origine, c'era anche il riposo. Il riposo e la santificazione delle feste. Quindi il riposo a quei tempi era una legge molto importante, fondamentale. Questa legge del riposo è tante volte da noi dimenticata, tante volte trascurata da parte nostra. E poi ne paghiamo le conseguenze e forse non ci accorgiamo di pagare le conseguenze perché non ubbidiamo a questa legge del riposo. E le conseguenze sono un calo di salute psicologica e fisica, conseguenza di un calo delle difese immunitarie e di un logorio psicologico e somatico, e le conseguenze sono anche un calo di impegno religioso e morale, perché l'impegno religioso e morale è il primo a farne le spese, a essere accantonato perché siamo troppo stanchi. Quindi c'è troppo stress oggi, lo dobbiamo riconoscere. Troppo stress per affaticamento da lavoro, per pesantezza di lavoro, qualche volta, e di accumulo di lavoro, senza che ci sia il riposo necessario e che sia anche correlato, corrispondente, proporzionato al lavoro. In più c'è anche qualche volta uno stordimento nel divertimento, quindi uno stress maggiorato e poi un supplemento di impegni e di attività e quindi ancora di più maggiorato lo stress. Quando c'è questo stress si compromettono tante cose, molto importanti e fondamentali, per esempio la preghiera, la messa, la cura della famiglia, dei figli, anche la solidarietà e la carità col prossimo, la pace in famiglia, tutte cose che fanno parte di quel regno di Dio e Gesù ha detto di cercare per primo e tutto il resto ci sarà accordato dopo. Quindi il comandamento di Dio del riposo del sabato voleva salvaguardare questo regno di Dio, cioè i valori, i principi del regno di Dio, gli impegni religiosi, morali,
familiari, sociali, e voleva contrastare questo stress eccessivo, questo affaticamento che può diventare quasi una specie di droga. Uno si stressa sempre di più, non può farne a meno e continua sempre di più, come la droga, una dipendenza dallo stress che rovina proprio la salute della persona, sia nell'anima come nella mente, nel cuore e nel corpo. Questi componenti della persona con lo stress diventano facile preda di aridità, di ansie, di freddezze, di indifferenze, di depressioni, di insofferenze, e diciamo insomma di nevrosi, di psicosi, di malattie, di disgrazie. È quello che constatiamo tante volte. Ma bisogna poter dare dei correttivi, prendere delle soluzioni, ad esempio alleggerendo la mole di lavoro, qualche volta è davvero esagerata la mole di lavoro, e anche la pesantezza del lavoro. Se possibile, certamente, perché quando il lavoro è dipendente, qualche volta diventa anche schiavizzante, perché se non lo fai ti ricattano e quindi perdi il lavoro. Oppure bisogna anche provvedere ad aumentare il riposo, non potendo fare altro, aumentare almeno il riposo, il sonno quotidiano, che è essenziale, fondamentale. Dio cura i suoi figli nel sonno, dice la Scrittura. In casa suddividendo il lavoro, non che tutto pesi sulla moglie, anche se il marito torna a casa, come la moglie a volte torna a casa anche lei dal lavoro, il lavoro in casa va fatto insieme, va suddiviso, non si può pesare tutto su una persona sola. E anche i figli, nella loro età, gradualmente devono essere educati a dare il loro lavoro, il loro contributo a quella che è la pulizia, a quella che è la cucina, insomma tutto quello che è la gestione di una casa, di una famiglia. Non si può pesare su una sola persona in famiglia. E poi alternando magari un lavoro pesante con un lavoro più leggero, un po' di alternanza importante, fondamentale. Vedete che c'è tutto un impegno, un'opera, un discernimento, una saggezza, una sapienza per gestire tutte queste realtà della vita. Oggi c'è tanto stress di lavori ed impegni. Penso che sia un pochino una delle caratteristiche della nostra società, una frenesia di stress che prende la testa e non fa dormire, e questo è l'inizio dei mali, il non dormire. Origina tanti mali fisici. Lo stress è il padre di tutti i disturbi fisici e psicologici, delle malattie, e le malattie quando arrivano sono anche una spia che ci dicono: guarda che non stai bene, guarda che devi rilassarti, ti devi riposare, devi guarire, perché la tua anima è malata, la tua psiche è fuori di uso, è disturbata. E quindi non vediamo solo, ah, io curo la malattia, ma guarda che cosa ti dice la malattia. E non è solo da curare fisicamente, probabilmente c'è una cura psicologica e spirituale che ti manca e che non vuoi fare, perché ti pensi che basti una pastiglia. Ecco, dunque, vediamo di capire il messaggio che viene anche dalle difficoltà, dalle malattie che nascono proprio da questi eccessivi stress che noi abbiamo nella vita di oggi. C'è un nuovo stress che colpisce anche milioni di persone nel mondo, è la dipendenza dal gioco, sul PC, su smartphone, videogiochi come Fortnite che catturano anche i bambini, mi dicono. Una maestra mi dice, anche i bambini delle elementari corrono a casa per giocare con quel gioco lì, Fortnite. Ed è una cosa terribile che avvince e prende la testa in un modo davvero stressante. Non solo la testa, prende anche i soldi e prende tutto. E si diventa veramente dipendenti e stressati, arrivando anche a togliere le ore del sonno perché si è continuamente impegnati in questi videogame
che sono davvero un grave stress psicologico, una dipendenza terribile. Bisogna che i genitori se ne accorgano di questi. Forse noi, io parto di chi ha una certa età, non ci dà nessuna, ma i nostri bambini oggi, anche elementari, medie, giovani soprattutto, hanno il telefonino in testa appena nascono, cioè non c'è niente da fare lì. E purtroppo quando glielo si dà in mano, già nelle elementari, non è una bella cosa. Spero che ci sono questi rischi terribili, questi giochi che affascinano, che attirano, che chiudono, li isolano e poi pure anche di notte possono portare via tutta la notte. Poi le conseguenze si vedono poi non solo nella resa della scuola ma anche proprio nella salute psicologica e fisica. Bisogna che i genitori stiano attenti se non vogliono poi rendersi conto amaramente di quanto i figli sono ammalati, diventano malati fisicamente, psicologicamente e spiritualmente. Chiudiamo un po' questa parentesi che però è importante. Vedete come la legge di Dio diceva nella Sacra Scrittura che se tu avessi osservato questi 10 leggi, 10 comandamenti, nessuna malattia ti avrebbe colpito. Quando non osserviamo la legge del riposo, mi sa che tante malattie colpiscono. E quindi è importante, insomma, seguire proprio la legge del Signore. Ma venendo ai tempi di Gesù, i farisei avevano trasformato questa legge giusta, bella, universale, fondamentale, in tante piccole prescrizioni particolari che invece di liberare l'uomo dal lavoro pesante, continuo e stressante, giungevano invece a opprimere l'uomo con limitazioni anche nel fare il bene, nel salvare una vita. E Gesù non accetta una prescrizione, una legge che gli impedisce di fare del bene e di salvare una vita e quindi di guarire una persona, l'uomo, dalla mano inaridita. In base a che cosa Gesù fa questa scelta, pur sapendo che era pericolosissima, al punto che farisei e erodiani decidono di ucciderlo proprio perché ha guarito in giorno di sabato, quindi era un uomo, quindi come ad ucciderlo, come se fosse stato un uomo immorale, blasfemo, che ha trasgredito la legge di Dio. Ecco, in base a che cosa Gesù fa questa scelta? La risposta è semplice, perché obbedisce allo Spirito Santo, preferisce lo Spirito alla legge, a questo tipo di legge, che poi non era tanto la legge di Dio, ma erano queste prescrizioni. La legge è esterna al cuore di Gesù, lo Spirito Santo invece è dentro il cuore di Gesù. Lo Spirito lo invita, lo spinge a guarire quell'uomo umiliato e ostacolato nella sua mano. Allora in Gesù noi non vediamo tanto la legge, ma vediamo soprattutto lo Spirito. Gesù osserva la grande legge, ma non queste piccole prescrizioni che soffocano l'umanità, la carità. Lo Spirito Santo. Lo Spirito non trasgredisce la legge, ma supera la legge e la supera attraverso due sentimenti che affiorano proprio sul volto di Gesù, che sono i sentimenti dello Spirito Santo. Il primo sentimento è nascosto nelle parole e nel gesto di Gesù riferite a quell'uomo, è la compassione. Per capire il valore di queste parole, di questo gesto, dobbiamo sapere che presso gli ebrei l'infermità alla mano era la più grande umiliazione, era un grande disonore, era una condanna all'abbandono, all'isolamento, che ci poteva essere. Proprio per l'alto valore, e anche simbologico, oltre che relazionale, e pratico della mano. Avere questo handicap alla mano comportava il massimo disprezzo, il distacco che si poteva ricevere e subire dagli altri. Proprio a questo uomo così Gesù dice mettiti nel mezzo. Cioè nella mentalità ebraica Gesù pone questa persona al centro, cioè gli dà il massimo di dignità e di onore mettersi al centro e gli permette il contatto e la relazione che tutti invece lo scartavano. Noi oggi privilegiamo
onoriamo, relazioniamo, aiutiamo questi uomini che chiamiamo non più handicappati ma diversamente abili, proprio come conseguenza dell'imitazione del cuore di Gesù, un cuore pieno di Spirito Santo. Non solo lo Spirito Santo spinge Gesù alla compassione per chi soffre, per quell'uomo che soffrivano più che fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, ma anche lo spinge alla valorizzazione, alla preferenza di chi soffre. Lo Spirito porta Gesù e quindi deve portare anche noi a dare tutta la centralità di attenzione, di aiuto e di amore a queste persone che sono in difficoltà, in sofferenza, in umiliazione. Chi ama e aiuta e lo fa col cuore, chi ama e aiuta i malati, gli anziani, gli handicappati, è pieno di Spirito Santo. E poi è amato e benedetto dallo Spirito Santo e quindi graziato dallo Spirito Santo. Questo è il primo sentimento. Il secondo sentimento è molto palese, anche questo. L'hanno percepito tutti nello sguardo di Gesù, tutti intorno. È l'indignazione e la tristezza. Questo lo sottolinea proprio l'Evangelista. Per la durezza, la disumanità del cuore di questi farisei, di questi erodiani, che vorrebbero ostacolare, impedire il bene, la guarigione di questo uomo. Questo sentimento di sdegno nel cuore di Gesù non ci deve meravigliare o scandalizzare, perché non è la nostra arrabbiatura, la nostra ira, il nostro nervosismo. Si tratta invece di una virtù, è la santa indignazione, il santo sdegno, la santa tristezza verso un male grave, verso una forte cattiveria. Questa santa, dico santa perché opera dello Spirito Santo, è una indignazione che non si scarica contro le persone in quanto tali, che vanno sempre da convertire, da salvare, ma è contro il comportamento, il pensiero di quelle persone, in questo caso contro la loro durezza di cuore. Oggi noi dovremmo sdegnarsi con qualcuno per qualcosa, con qualcuno forse no, ma per qualcosa sì. Sì, per la durezza di cuore Gesù si è sdegnato, non tanto per quelle persone. Dovremmo per esempio sdegnarci per lo scandalo dei bambini, la pedofilia che è tanto diffusa. Dovremmo un po' sdegnarci per le immoralità legalizzate, per gli attentati alla famiglia, alla vita, per le truffe e i furti, per le irresponsabilità, le omissioni gravi, con conseguenze morali e sociali pesanti. Ecco, qualche indignazione la dobbiamo avere, davvero, e lo dobbiamo dimostrare anche noi, se abbiamo davvero vivo dentro di noi lo Spirito Santo. Non si può lasciar correre tutto come se niente fosse, no. No. Una santa indignazione e sdegno ci vuole verso certi comportamenti, certe cose che non vanno bene. Invochiamo anche per noi allora lo Spirito Santo, questo Spirito di Gesù, compassione, valorizzazione e aiuto che possiamo dare a chi è diversamente abile, chi è in difficoltà e sofferenza, e non manchiamo anche di esprimere la nostra indignazione, la nostra tristezza, il nostro sdegno verso ogni forma di durezza di cuore, di disumanità, persone che sono in stato proprio di sofferenza e di difficoltà. Davvero lo Spirito Santo, se ci comportiamo, se abbiamo questi sentimenti di Gesù nel cuore, ci riconoscerà e ci grazierà e ci darà tanta ricompensa e tanta riconoscenza. E per questo continuiamo dunque la Santa Messa. Dopo il Vangelo,
Cristo è tutto per noi. Se hai una ferita da curare, Egli è medico. Se la febbre ti brucia, è acqua che ti rinfresca. Se cerchi il cibo, Egli è pane di vita. Cristo è tutto per noi. Invochiamo ora lo Spirito Santo come rua, alito, spirito divino, cantando allora rua e poi alcune intenzioni. Rua, rua. Santo, vieni a liberarci da tanti stress, eccessi di lavoro e di impegno, a tanti eccessi di divertimenti e di giochi, per dedicarci veramente di più al Santo Regno di Dio. Rua, rua. Santo, a darci il riposo e la pace della mente e del cuore, perché Dio Padre nel sonno ci possa guarire e ristorare, fortificare e consolare. Rua, rua. Spirito Santo, a darci la compassione e l'aiuto ad ogni persona in sofferenza o in difficoltà, per dare, come Gesù, salvezza e vita. Rua, rua, rua. Vieni, Spirito Santo, a darci una santa indignazione verso ogni forma di disumanità e di cattiveria che colpisce tante persone, per proteggerle e per liberarle. Rua, rua, rua. Vieni, Spirito Santo, a farci operatori di pace, a ispirare pace e riconciliazione, soprattutto per arrivare all'unità di tutti i cristiani. Rua, rua, rua. O Dio onnipotente ed eterno, che scegli le creature più miti e deboli per confondere la potenza del mondo, concedi anche a noi che celebriamo la nascita al cielo della Vergine Martire Agnese di imitare la sua indomita costanza nella fede e nella purezza. Per Cristo nostro Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Cantiamo il canto 85 per l'unità dei cristiani, a pagina 60. Dove carità e amore, qui il cielo ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore. Tanti nel Signore, temiamo ed amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore?
affermiamo in unione un solo corpo e invitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte, via le lotte. Contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza Padre, scinda come rugiada la tua benedizione sull'offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede che Sant'Agnese testimoniò con il suo sangue per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, celebrando il giorno sacro, il martirio di Sant'Agnese. Oggi è da gioiosamente si unì all'Eterno Re e accettando una morte preziosa per professare la fede in Cristo suo Sposo, divenne partecipe della sua gloria e della sua vita immortale. Con la purissima martire di cui esaltiamo la beata memoria e con tutti gli angeli santi eleviamo a te, o Padre, il canto di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra. Gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Corpo di Gesù, offerto a noi,
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sangue di Gesù, donato a noi, sangue di Gesù, donato a noi, sangue di Gesù, mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Spirito di Gesù, effuso in noi, Spirito di Gesù, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei fratelli Codispoti, Rosalia e Mariuccia e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, Sant'Agnese e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane, ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché tenace come la morte è l'amore. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alla comunione. Tu appena cominci a cercarlo e Cristo ti è già vicino. Non può sottrarsi a chi lo desidera. Lui che si è manifestato a chi non lo attendeva, poiché Cristo è amore. Riceviamo la comunione solo sulla lingua. Il canto 105. Io so che il Signore è qui, io so che il Signore è qui, ha fatto per noi meraviglie. Io so che il Signore è qui, io so che il Signore è qui, e voglio cantare insieme Maria, con gli angeli e santi.
so che il Signore è qui, io so che il Signore è qui, e voglio cantare il mio Siamo nella settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. Quest'unità è un grande dono dello Spirito Santo. Recitiamo la preghiera del 21 gennaio in seconda facciata del foglio. Padre che sei nei cieli, sappiamo di non essere stati all'altezza né singolarmente né comunità cristiana alle speranze che avevi riposto in noi. Siamo stati orgogliosi e arroganti, riluttanti ad ammettere che non possediamo tutta la verità. Noi ti chiediamo perdono per questi peccati. Fa che a nostra volta possiamo perdonare i peccati commessi nei nostri confronti da singole persone o da comunità, e che l'azione di grazia che ti rivolgiamo per il perdono dei nostri peccati susciti prontamente in noi la conversione alla tua verità e al tuo amore, per fortificarci nella nostra ricerca di unità attraverso il perdono reciproco e la riconciliazione delle comunità cristiane. Noi benediciamo il tuo santo nome. Canto 86 a pagina 61. Noi crediamo in te, oh Signore, noi speriamo in te, oh Signore, noi amiamo te, oh Signore, tu già ascolti, o Signore, noi cerchiamo te, o Signore, noi preghiamo te, o Signore, noi cantiamo a te, o Signore, tu ci ascolti. Sei con noi, Signore, sei con noi, nella gioia tu sei con noi, nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. E chi prega, Signore, vieni a noi. C'è chi soffre, Signore, vieni a noi. C'è chi spera, Signore, vieni a noi. Oh, preghiamo. Nel ricordo di Sant'Agnese ci siamo nutriti, o Padre, alla mensa celeste, ora donaci per sua intercessione di imitarne la forza d'animo e la castità della vita, per Cristo nostro Signore. Invochiamo lo Spirito Santo.
con le intenzioni che abbiamo raccolto durante questa messa, anche dall'omelia che abbiamo sentito, e mettiamo noi stessi, nostra comunità, nostro gruppo di preghiera, nello Spirito Santo e le persone a noi care, in questa invocazione allo Spirito di Dio che scenda su di noi, su di me, su ciascuno e su alcune persone che noi vogliamo benedire. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Il Signore sia con voi. Per i meriti e preghiere di Sant'Agnese, con le grazie, i doni, i frutti, i carismi dello Spirito Santo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Grazie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. A pagina 94 del libretto, il Cenacolo dello Spirito Santo.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che sei passato tra di noi con l'unzione dello Spirito Santo e con potenza, facendo del bene e guarendo tutti coloro che stanno sotto il potere del diavolo, dignati di presiedere a questo santo rito dell'unzione spirituale mediante la fede. Concedi, oh Signore, che questa unzione, fatta nel tuo nome, ci comunichi i doni e i frutti dello Spirito Santo, realizzi l'opera della nostra santificazione, rinnovi la nostra consacrazione battesimale, ci conceda grazie di salvezza, di forza, di guarigione e ci faccia partecipi della sua vittoria sul peccato, sulle malattie e sulla morte. Lo chiediamo a te, che con il Padre e lo Spirito vivi e regni nei secoli dei secoli. Inno allo Spirito Santo. O Spirito Creatore, vieni le menti visita, di grazia colma l'anima di chi creasti profido, i nostri sensi d'amore i cuori penetra, rafforza i corpi deboli, col tuo potente impeto, consolatore ottimo, dono del Dio altissimo, sorgente fuoco carità, consacrazione intima, le forze ostili dissipa, dona la pace all'anima, con te per guida spirito, scampiamo dal pericolo, o donator benefico, di sette doni mistici sul labbro degli apostoli, le lingue tu moltiplichi, ma non rivela spirito il Padre l'unigenito, uniti a te nell'intimo d'amore inestinguibile, sia gloria al Padre Altissimo, al Vincitor degli Inferi, all'increato Spirito, nei siti di tutti i secoli. Dello Spirito Santo ci doni ogni grazia di salute, di salvezza e di vita. Amen. O Spirito Santo, divino amore, unzione spirituale, opera su di noi attraverso questo olio benedetto le grazie della liberazione e della guarigione operate dagli apostoli di Gesù per suo ordine e mandato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, divina potenza, guaritrice e consolatrice, noi ti lodiamo e ringraziamo perché ci fai amare tutte le persone che soffrono e hanno bisogno di aiuto, e così ci benedici e ricompensi per tutti quei momenti che anche noi abbiamo bisogno di essere salvati, guariti, risollevati con la forza del tuo soffio divino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito d'amore, unzione divina, entra con potenza in noi per scacciare ogni oppressione del demonio, per curare e guarire ogni malattia, compiendo in noi le meraviglie della salvezza di Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, noi crediamo in te e in Gesù risorto, che vive ancora in mezzo a noi e mette a nostra disposizione la sua grazia per manifestare a tutti la gloria e l'amore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
recitiamo la preghiera per la salute che troviamo a pagina 95 e concluderemo con un'Ave Maria alla Madonna. O Santo Divino Spirito, Creatore e Rinnovatore di tutte le cose, vita della mia vita, con Maria Santissima ti adoro, ti ringrazio, ti amo. Tu che dai la vita e vivifichi tutto l'universo, conserva in me la buona salute, liberami dalle malattie che la minacciano e da tutti i mali che la insidiano. Con l'aiuto della tua grazia, prometto di usare sempre delle mie forze per la gloria di Dio, per i beni della mia anima e per servire i fratelli. Ti prego anche di illuminare con i tuoi doni di scienze e di intelletto tutti i medici e quanti hanno cura dei malati, affinché conoscano le vere cause dei mali che insidiano e minacciano la vita e possano scoprire e applicare i rimedi più efficaci per difenderla e curarla. O Vergine Santissima, Madre della vita, salute degli infermi, a te affido questa mia umile preghiera. Tu, Madre di Dio e Madre nostra, dignati di avvalorarla con la tua potente intercessione. Cantiamo l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia. Figlio Gesù, Santo.